Serio? Subito, vedi, papà, questi se ne faccio le zuppe. Questi erano anni belli in cui si predicava la pace. Bene, bene. Si predicava la pace, non che ci fosse. Ah, c'è via. Vietnam, c'era tutto la guerra. Scusa, gli ti predicavano la pace. Poi diceva da tutte le minghe, anche se no, i medici. Bisogna lo stare sì, sott'acqua già. Si è giunto da 7 anni gli sott'acqua. Avvisa mio padre. Siamo pronti per cortesia. A scuola Egitto. Ma tu già hai già pronte, no? Allora, buonasera. C'è silenzio tra i rami della quercia, starnite che non sanno. Mille cilindri esplodono benzina, oscena e ma non sanno. Social 18.500 iscritti quindi
ringraziamo anche Samba perché ha potuto intervenire. Comunque, come vedete, Bruno Mancini filma tutto e poi lo vede in tutto il mondo, quindi si sta vedendo anche in Australia, in altre parti, diciamo, del mondo, proprio dall'altra parte, che Samba c'è stata una grande soprano, se non sbaglio, a occhio, che è rimasta veramente contentissima della sua venuta e ci ha dilettato con delle canzoni veramente meravigliose. E poi ci sono stati... Paola Occhi ci ha invitati all'inaugurazione della scuola di canto che inaugurerà appunto a gennaio dell'anno prossimo, proprio come associazione gradirebbe che noi fossimo ospiti suoi. Guarda che è rimasta soddisfatta. Io ricordo anche un altro grande evento che è stato protagonista di Bruno Mancini e si è portato dal Comune da Ischia come i nostri, diciamo, fondatori. Mancarino, Liguoro, oltre a Pasquale Dragon che ha vietato anche il nord a Milano nell'Expo, e quindi siamo stati presenti, è stato presente con la sua associazione. Io sono prestato, faccio il giornalista sportivo, però mi ha coinvolto e quindi non so leggere, non scrivo poesie, però mi piace stare in mezzo a Marte. Dicevo appunto, è stata quindi protagonista la nostra associazione, quindi la nostra isola, facendo anche un po' di pubblicità territoriale all'Expo a Milano che si è chiuso da qualche settimana. E inoltre c'è stato anche un altro evento, il gemellaggio di Terranova, che è un comune siciliano, che c'è stato questo gemellaggio tra i due comuni, insomma diciamo che è un vulcano di idee, la tribù, che la chiama la tribù di Bruno Mancini, quindi veramente un bravo, io direi fare un applauso, lo facciamo sempre, è sempre guadagnato perché effettivamente porta l'arte, diceva appunto Caglia il fatto di mangiare, cioè io proprio sabato ho letto un paio di frasi di persone diciamo importanti come Umberto Eco, più contemporaneo, diciamo di qualche anno fa, e poi soprattutto di Seneca, mi pare, entrambi sottolineavano l'importanza dell'arte, dice una casa senza l'arte è come fosse senza finestra, quindi credo che è veramente molto molto importante. Quindi sono venuti qua sull'isola nelle vari eventi diversi protagonisti dell'arte, soprattutto tenori, soprani, poeti, insomma lui e Roberto Panizzi sono stati gli ideatori e poi questa tribù si è allargata di molto, non solo degli iscritti ma diciamo anche dei personaggi molto famosi che amano soprattutto poeti, ma dicevo, come ho detto prima, di qualsiasi tipo che raccoglie l'arte, nel caso di Caglia Massaro che è fotografo oltre ad essere potrebbe essere una fine dicitrice, ma soprattutto una fotografa, però in questo momento ci diletterà a leggere una poesia di Roberta Panizza, che è la direttrice artistica dell'associazione. Prima una cosa devo dire, una casa senza libri è come una stanza senza finestre. Questa era di Marco Tullio Cicerone. Esatto. Marco Tullio Cicerone. Ah, ci sono, poi questa mi riguarda, chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, sì, la propria, questa, ecco. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni, c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è una immortalità all'indietro. E di Roberta Panizza, cioè è inutile parlare perché tanto la conosciamo tutti e sappiamo cosa lei abbia fatto insieme a Bruno proprio all'inizio di questa avventura poetica. È importantissimo, in questo momento, purtroppo siamo quasi in guerra, e lei... dimentichiamo tutto le braghe artiste, quelle della pittura, abbiamo avuto già tanti come altri pittori molto importanti.
era sfuggito questa branca della cultura. Sì, ma l'arte è in tutto. Anche, no? Anche una persona che guarda un panorama e tira fuori qualcosa. E quindi dicevo, Roberta Panizza quest'anno ha scritto delle poesie bellissime che riguardano la guerra. Perché? Perché ricorre quest'anno il centenario dello scoppio della prima guerra mondiale, la cosiddetta grande guerra. E quindi lei ha voluto celebrare questa data in questo modo, cioè con quello che lei sa fare meglio, con le poesie. C'è chi sostiene che il vero poeta sia un pacifista e che chi ama la poesia non può che essere tale. E lei dice, non sta a me stabilire se io sia o meno una vera poetessa, ma posso dire con certezza di considerare la pace l'unico mezzo indispensabile per la piena realizzazione dell'essere umano, di ogni essere umano sulla terra. La guerra comunque c'è stata e c'è tuttora in molte parti del mondo, vicine e lontane, ne sentiamo ogni giorno l'eco e riviviamo il ricordo di chi l'ha vissuta tanti anni fa. Tutto ciò ha sollecitato la mia penna, dice Roberta, a scrivere di montagne, di salite, di guerra tra le vette e poi della ritrovata pace, ma purtroppo in questo momento non possiamo dirlo. Questo lo aggiungo io, perché sapete quello che sta succedendo nel mondo, quindi andiamo a leggere qualche poesia che riguarda la grande guerra. Devo ringraziare Dragone che ha messo questo bellissimo leggio antico, che è molto comodo per leggere. Allora, Solo Vette, di Roberta Panizza. Nel regno capovolto delle nuvole solamente corpi alati, destini, eventi, muovono e suoni di vacua inerzi e spinti. Una piccozza, una corda, un chiodo, sono a volte sfida al cielo, tra crepacci e neve, salati precipizi di passione, mentre il pensiero muta in aria rarefatta di problemi. Nello sguardo totale al nulla pieno attorno diffondono emozioni e il tutto dentro per le vette ancora e sempre sublimando ascende. I naturali monti, orogenesi il tuo tempo e nel mio sciabordante fluire potrei scivolare come goccia allegra nel salto da ignoto a steli d'erba a fiore. Moti naturali seducono il mio andare e mi incuno nella roccia, solchi percorro profondi d'ere e ingenuamente al cielo aspiro. La terra urla alle mie mani e vibrando freme, ghigni e smorfi al mio volere. Sirena, salgo il passo più alto, più lento, disperato, lungo lamento. Poi là, in piedi, come brezza, sorrido, leggera, infine. 1915. Non portano il cuore alla vetta, non sanno di albe che incendiano gli occhi, di rossi tramonti a coprire il gelo di notti nevate, di stelle, di silenzio, non quello truce della ragione a riempire di musica il cuore. Muta le vette che implorano pace. Quel tonfo è una bomba, un masso che sul petto dei giusti ora giace. Guerra bianca. Ha nevicato ieri lassù. Da nubi di ferro cadevano fiocchi putridi con aguzzi profili d'odio. Messaggi. D'ordine in ordine la pietà di riflesso ogni giorno scolora. Tra fame, ridocchi e paura e i mesti latori d'odio ubbidiscono con luride missive di fango. Rancida è l'alba negli scarsi vapori di dolcezza e superstiti ancora asciugano il rosso gocciolato dall'ultimo tramonto. Dove finisce l'arcobaleno io la trovo attualissima. Grondano echi di sangue ancora nei lividi giorni e scuri di animi corrosi dall'odio e sempre tenacemente ligi ed insensate litanie di morte. Prega ancora, soldato, i tuoi sporchi Padre Nostro e dimmi a che pensi quando imbracci amando la tua ira.
E cosa cerchi solo tra mille occhi uguali, fisso lo sguardo al vuoto, quando infuocato sputi l'odio che altri ti hanno insegnato? Tornerà un giorno l'ordine ai sette colori, limite arcuato tra la tempesta e lacrime del sole vero, e là ti attende il tesoro di pace incontaminato. Questa è veramente attualissima dopo gli ultimi tanti di Parigi e seguito.